venerdì Master Zebre, una partita diversa rispetto a molte altre che hai giocato. Tu con 99 presenze ufficiali sei prossimo a diventare l'11° centurione del club. E come vivi questo momento e cosa rappresenta, cosa significa questo traguardo per te? Beh, assolutamente, diventare centurione delle Zebre è un traguardo che secondo me non tutti possono dire di aver raggiunto, e per me è un onore riuscire a dire che appunto sono l'11° ad avercela fatta. È una settimana piena di emozioni e in vista di una partita altrettanto importante. Sei le Zebre dall'estate del 2017. Come è cambiato il club nel corso degli ultimi anni? Tu che hai vissuto in prima persona anche diverse parentesi tecniche, sportive, societarie, che evoluzione hai visto nel corso degli anni? Beh, di evoluzioni ce ne sono state parecchie tra staff, appunto molti tecnici sono cambiati, però una cosa che mi sento di dire che non è mai cambiata è il gruppo di ragazzi che si crea ogni anno ed è ogni anno sempre più forte, siamo più una famiglia che una squadra, insomma. Invece, come è cambiato Leonard Krumov? Sei arrivato, che tipo di giocatore eri quando sei arrivato? Invece adesso, su quali certezze puoi contare? Quando sono arrivato ero un giocatore grezzo, insomma, un po' timido, oserei dire. Invece adesso mi sento sicuro delle mie capacità e penso di poter dare certezze, e questa sicurezza viene anche dal fatto che i tecnici mi permettono di esprimere quello che è il mio gioco, insomma. Tante certezze in campo, ti vediamo spesso chiamare le touche, ma anche fuori dal campo nel far gruppo ti vediamo molto più protagonista, no? Sì, in campo e fuori dal campo soprattutto mi sento ormai di essere un punto, oserei dire, fisso di questo gruppo, che per qualsiasi cosa c'è per i giovani, ma anche per quelli che sono qua quando sono arrivato io, c'è cioè un rapporto che è più di fratelli che altro. Così come in campo sì, chiamo le touche e spero che la gente mi veda come un punto di riferimento anche in campo, un esempio comunque da seguire. Allora, di ricordo più bello con la maglia delle Zebre, ce ne sono tanti di ricordi belli con la maglia delle Zebre. Uno mi viene in mente quando Andrea De Marchi, un mio grandissimo amico e compagno di squadra, fece meta a Galway, la meta bellissima, e lì tutto lo stadio esultò. E un altro invece ricordo molto bello è quando abbiamo vinto contro lo Stade Français a Parigi. Lì è stata anche una vittoria molto bella e importante. Abbiamo parlato di vittorie, anche storiche, delle tue 99 partite giocate fino adesso. Ce n'è invece una che vorresti rigiocare e vincere? Una partita che vorrei rigiocare e vincere è recente come ricordo, quindi magari è un po' più fresco per questo, e quindi la voglia di rigiocarla e vincerla è anche per questo, ma è Ulster di quest'anno, che purtroppo non siamo riusciti a portarla a casa. Sì, anche perché era la prima di campionato. Invece venerdì sera sarà l'11° turno in casa del Munster, una squadra che, insomma, sappiamo, un glorioso passato, anche se ultimamente sta ottenendo dei risultati più discontinui in campionato. Partite così tu ne hai fatte tante, trasferte, soprattutto impegnative di questo tipo. Che consiglio daresti a un giovane compagno di club che è arrivato magari alle Zebre quest'anno per scendere in campo a Cork con la giusta lucidità, confidenza, consapevolezza nei propri mezzi? Giocare questo tipo di partita Munster a Munster non è mai facile giocarle, perché sono piene di pressione, di ansia, e sono partite fisiche quindi molto impegnative. Un consiglio che posso dare a un ragazzo giovane di quest'anno, comunque giovane in generale, è di viversi la settimana al pieno, le emozioni, le incertezze, le paure, tutto al massimo, per poi arrivare il giorno della partita, che è venerdì, carico a 1000 per dare il massimo per i suoi compagni, perché i suoi compagni daranno il massimo per lui. Dopo la partita contro l'Edimburgo ripartiamo dalle certezze che abbiamo sempre avuto durante quest'anno, questa stagione, che sono che sappiamo giocare e possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra abbiamo davanti. Munster, ovvio, è una squadra molto fisica, di conseguenza dovremmo essere altrettanto fisici, se non di più, per poter andare, insomma, a fare una prestazione come si deve. Beh, dal primo minuto bisognerà essere cinici su ogni cosa e non lasciare
nulla al caso, controllare quello che si può controllare e giocare al massimo ogni pallone, ogni portatore, ogni placcaggio dovrà essere fatto al 100%.